un nuovo video! E soprattutto iscrivetevi al canale, signori. Iscrivetevi a questo canale, perché guarda, sennò... Guarda cosa ho messo. Vi perderete queste cose. Perché sennò vi perderete Mister Entusiasmo, coinvolto in video che non si aspettava di fare. Oh, Maria Beatrice, guarda che cosa ho messo. Molto fiero delle sue tartarughe, lui. Eccolo qua. Allora, sì. Se per questo il cappellino te l'ha mandato Eliana. Grazie, Elia. Cioè, perché ti sono vestito? Il cappellino era il mio. No. Grazie, Elia. Dettagli, dettagli. Allora, perché siamo qui oggi? Tu non lo sai, ma al solito, perché aschi da montagna e sapone. Vabbè, lo vedo, non vedo cosa c'è all'interno, ma vedo... Cosa vedi? Vedo che è Timu. È Timu! Siamo qui con un mega unboxing di Timu. Sì. Temu. Se ci avete qualcosa da dire sul fatto che disinstalla l'installazione, l'applicazione, se no ti rubano tutti i dati. Ma chi è che lo dice? O vedi? A lui su TikTok queste cose non gli escono perché lui di Temu non ne parla e quindi non gli escono. Su TikTok c'è una cosa che, oddio, le rubano tutto. Regà, non è vero, dai, su, veramente. Ma raga, infatti, tra l'altro sta scemando, cioè già è passata questa. Raga, mi dovete credere, il mio TikTok... Sì, è proprio un altro TikTok, cioè, quando vedo lei che questo ditone va su... Scrolla, scrolla. Sì, vabbè, senso, io dico come voglio. Scrolla. E, cioè, io vedo il suo TikTok, io non ho... Neanche nessuno, uno. E io ogni tanto gli faccio le battute, gli dico le cose dei trend e lui non sa mai niente. Ma perché io sul mio TikTok c'è solo calcio, batteria, gente che suona batteria e tartarughe ninja, cagnolini e PlayStation. Cioè a me mi... Vabbè. Sono queste cose. Vai. Comunque, questo video è in collaborazione con Temu che mi ha chiesto se volevo farvi vedere delle cose di... Timu. Di Halloween! Di Halloween! E voi direte, Chiara, fuori stanno 35 gradi, sì, è vero, però ragazzi, Halloween si avvicina, nel senso che è fine mese, ormai siamo già a ottobre inoltrato, e se volete fare degli ordini, considerate che i tempi di consegna sono circa 10 giorni, quindi questi sono i giorni buoni per ordinare le decorazioni di Halloween. Vabbè, si è calcolata un'amica mia, ho appena visto una storia di un'amica mia su Instagram, Natale. Aveva col fidanzato, avevano il cappello di Natale e c'è scritto 82 giorni a Natale. Ci siamo quasi! Arriveranno anche gli unboxing di Natale. Ma manca un po', ragazzi. Ma per il momento concentriamoci su un mega, e veramente mega, perché abbiamo tre mega sacchetti di cose di Halloween, in realtà per allestire qui. Ok. Perché così i video di ottobre ci avranno un tema, no? Beh. Allora, direi di iniziare. Vi lascio, come al solito, in descrizione il codice sconto da utilizzare se è il vostro primo acquisto, quindi quello lo utilizzate se è il vostro primo acquisto. Poi c'è un link che vi dovrebbe dare, anche se non è il primo acquisto, dei prezzi scontati comunque. Quindi passate per quel link per vedere se effettivamente ogni volta funziona in modo diverso, magari un po' lo spiega. Comunque sia... in caso, come vi ho già detto l'altra volta, create un nuovo account, usate un nuovo account per comprare le cose, così avete lo sconto maggiore. Comunque, cominciamo ad allestire la parete dietro. C'è tipo di noi. C'è tenete, ma un'altra cosa che non mi è mai capitata su TikTok, sembra assurdo, no, sti giorni, è stato il terremoto di Napoli. A me, cioè l'altro ieri, solo quello. Che lei mi continuava solo a dire. Solo quello. Dire, Hai visto? E io dicevo, no, io ti giuro. Niente. Noi guardiamo manco due TikTok una. Diversi. Allora, iniziamo con questi. Vai. Oh, che carini. Cosa sono? Sono pipistrelli 3D. Lo so. Ah, sono dietro. Pipistrelli 3D. Vabbè, sono pipistrelli fatti in cartoncino. Sì, ma sono 3D. Vediamo sta tridimensionalità. Non so, dei cartoncini, sono di plastica. Ma dov'è sta tridimensionalità? È perché tu quando l'attacchi metti il biadesivo qui in mezzo. Sembra il simbolo proprio di Batman, raga. Tu metti l'adesivo qua in mezzo, poi li fletti un pochino, vedi che c'hanno le aline che si piegano. Pieghi le alette qua e qua, così, metti l'adesivo qui
E poi li attacchi al muro. E loro volano. E loro sembrano. E loro ti hanno quella sensazione. Vedi? Vedi, volano praticamente. Riescono a volare attraverso il muro. Pazzesco. Sono carini! Li dobbiamo mettere sulla parete. Poi. Poi. Insomma, manca un po'. Ma così lo vedete nel prossimo video. Anzi, nel Wiki Vlog. Ma no, si allestisce già adesso Halloween. Mica si aspetta che finisce. Che è Halloween, dura un giorno solo, se no. Va bene, va bene, vai. Poi se vai in America è già un mese che c'hanno tutta la roba di Halloween in giro. Beh, che vuol dire? Poi! Se vado a Bolzano mi servono un pretzel. Cioè... Che vuol dire? Cioè, che cosa significa? Se vado in America... Poi magari servissero i pretzel anche qua fuori casa. Se vado a Miami faccio un tuffo in Miami. Questo è geniale. Che è l'altro pipistrello. Sì, ma tu non hai capito per chi. Ma perché tutti questi pipistrelli? Per Babi? Per il cane. Ma per Bibba? E io credo che sono abbastanza grandi da metterle a Bibbo, Sto per metterle. Secondo me sono abbastanza grandi e puoi mettere a Billy. Vedi? Non funziona? Così, non so, così. Non ho capito. Così funziona. Qui ci vanno le zampe. Lì ci vanno le zampe? No. Ma non va? Perché non vanno le zampe? Ah, questo è questo. Allora forse vanno bene a Babbi. Lo stiamo per scoprire! No, questo è questo. Scusami, scusami. Oh! Eccolo così, Ok, dai, mettiglielo. No, Bibbo. Al contrario. Ora Babbi sarà molto invidiosa. Che Bibbo è troppo grasso. È troppo grosso! Dai, vieni qua, dammele che le metto a Babbi. No, ma questa parte va al collo. Ferma, no. Sì. No. Sì. Ma tu che vuoi capire? Questa parte va al collo e questa parte va alla trippa. Batman. Poverina. Mandala in giro vestita da pipistrello. Però ora sarà immobile. No, mandala via, ora mi odierà per sempre. Mandala via, vediamo che fa. Non fa niente! E si impiccia dappertutto. Impicciano le ali. Boh, basta. Abbiamo un wawa pipistrello. Ciccino. È bellissima! È meravigliosa! Sì, è carina. Vabbè, leviamola. Vabbè, dai, andiamo avanti. No, questa dopo. Oh! Questi sì che ci torneranno utili per la nostra cena a tema. Ci sarà una cena a tema Halloween, chiaramente. E questi ci torneranno molto utili, perché lo sai cosa sono? No. No, ovviamente. Sono degli stampini. Sì. Per biscotti o cose che poi tu stampini, sì. Che poi premi e esce fuori, vedi? Ah, perfetto! E c'è a forma di zucca, a forma di fantasmino, a forma di casetta stregata. Possiamo fare delle mini porzioni anche gourmet di purè. Purè? Adesso non ho in mente una cosa morbida. Voi avete capito? Sì. Cioè, immaginavo il purè di gente. Ma ci si fanno di biscotti? Fa mangiare pure a bambino. Ma quale bambino? Cioè, abbiamo tutti 40 anni. Ma no, io, generale, nella vita. E il cappello da strega! Sì, ma se nasce Halloween, la famo noi. Poi! Oh, questo è il mio pezzo crepe. Guarda. Crepe. Crepe. Ta-da! Cos'è? Cuscino zucca! Ma questo è un tour? È un cuscino zucca! Bello! Ma è bello! Molto carino. L'ho preso per metterlo qua. Molto carino. Però poi non si vede. Se lo metti più qua. Allora lo devo mettere più qua. No, lì al centro proprio della fessura dei cuscini. Qua. Eccolo. Guarda okay. Che fai video da sola. Poi! Questo è bellissimo per la nostra cena a tema. Siete pronti? Non siete pronti? Ragazzi, tutto questo ci sono tre buste e ne stiamo ancora alla prima. Questo è bellissimo, bro. Ta-da! Hai capito cos'è? Vabbè, taglia pizza. Ah, però. Vabbè, non è che. Si prenderà qua e si taglia. Quanto è bello! Sì, è carino. Ma taglia pizza.
tutta. Aprile. Per la nostra cena di Halloween. Quando è la cena? Halloween. Ma non ti devi tagliare la faccia. Quando è la cena? Halloween. E quando è Halloween? A fine mese. Proprio il 31? Ma tanto non ci sarai, la dobbiamo fare prima. Perché... Ma la smetti di sbagliare. La dobbiamo fare prima perché tanto mamma tu suoni mia. Sicuramente ad Halloween. Allora. Ah, guarda, guarda. C'è l'occhio giallo. Carino. Molto carina questa zucca, però arancione vabbè, c'è sempre il suo è perché. È bello, eh? Sono carine le zucche. Troppo belle. Poi. Cos'è quella cosa? Quella te la tengo per ultimo. Poi, qui abbiamo. Ah, questa è bellissima. Questa la useremo per mettere qualche salsa per Halloween. Anche se questa andrà bene pure per la nostra cena di ringraziamento. Perché noi chiaramente facciamo sia la cena di ringraziamento che quella di Halloween. Per la gioia di Francesca. Allora, c'era il taglierino. Ho perso il taglierino. Perdo sempre il taglierino. Ci avete fatto caso? Non c'è più. Va bene. Ma devo aprirlo, sennò non si capisce. Eccolo, aperto. Sei pronto? Tada! Carina! È bella, eh? Allora, è una tazza. Però sì. In realtà, secondo me, questa per metterci una salsa per qualcosa. Ma dov'è il taglierino? È bellissima. Mm-hmm. Non lo so, il taglierino per forza. Poi, qui che c'è? Ah, quella tazza, volendo, c'ha pure questo. Sempre per prendere la salsa. Ta-da! Carino. È bello, il tuo entusiasmo è trascinante. Carino. Proprio. Carino. Resto senza parole. Ma che devo fare? Devo esplodere il gioco, devo mortare. Certo! Questa volta guarda, sono passato da Marco per occupare quelli. Pam! È vai. Halloween. Non è Halloween. Sarà. Ed è per questo che noi metteremo questo. Qui dietro. È cascato qualcosa. Vedete, tutte queste decorazioni costano pochissimo e sono super carine. E tra l'altro, vi ricordo, codice sconto! Mette il filo e... Sì, guarda... Ah, è un ago! Mazza che tecnologia futuristica! C'è pure l'ago per inserire il filo. Guarda! Che c'è scritto? Happy Halloween! Happy Halloween! Halloween! Aulin, diceva mia nonna. Sì, l'Aulin. Mia nonna lo chiamava Aulin. È Aulin. La festa di chi prende l'Aulin. Tutti a prendere l'Aulin. Quel dai, giorno. Questo è bello. Questo si mette uno sull'altro. Mm. E fanno Happy Halloween. Ah, perché in teoria si mette sulla porta. Posso dirlo? Eh. Ma carino. Però lo mettiamo qua dietro. Adoro. No? Sei scemo? Dai. Poi. Mm. Abbiamo anche questo, sempre per decorare il nostro retro. È carino? Molto carino, signori. Non è carinissimo? Non hai voglia di attaccare tutte le decorazioni ovunque? No, vabbè, morto. Ma la smetti! Questo, tra l'altro, è glitterato. Bello. È bellissimo. Poi... Qua, ci siamo. Oh! Oh, questa per qua. No, ne ho presi due, uno a qua e uno sul tavolo. Allora, questo mi sa che è quello del tavolo. Mm. Ci sono una marea di questi runner con tutti i temi, eh. Non so se vi ricordate, un po' di tempo fa ho già preso quello di Natale. Però questo l'ho preso a tema autunno, Halloween. Guarda che bello. Questo l'ho preso per il tavolo, ma in realtà lo potremmo tenere, se poi la cena la facciamo da Francesca, anche per portarlo da Francesca. Carino. Per allestire il tavolo. Beh, carino, dai. Bello, è vero? Pure il tessuto è bello. Sì, sì, sì. Mi piace. Poi questo va bene un po' per tutto il periodo autunno, mo. Non è che tu devi usare solo Halloween, ci stanno le zucche, ma sono le zucche quelle autunnali. Perché poi alla fine uno allestisce Halloween, però allestisci pure un po' autunno, cioè non è che...
con questo cappellino le persone non vedono i tuoi occhi. Cosa vuol dire Halloween? Cosa vuol dire? Che le cose di Halloween hanno le zucche così. E le cose d'autunno hanno le zucche. E basta. Ma che era sta. Vabbè. È cattiva la zucca. Ma sarà. Vedi queste sono cattive? Vedi? Ah, su questo. Questo l'ho preso per metterlo sul tavolino qua davanti a noi, infatti è più corto. E quando lo vorresti mettere? Adesso. No, ma che è sti in ballo? No, è per allestire per Halloween. È Halloween. Happy Halloween. Vabbè. È Halloween. È molto carino. Fammi giocare, molto fammi carino. Divertire. Guarda quanto è carino. Vabbè, appendevolo. Ma che appendevo? È un runner da tavolo. Noi appendevo. Ma che? Ci sarebbe molto bene anche sulla porta. Ma c'è sta quello per la porta. Ah, ora visto che sei qui e non ti andava di essere qui, ti ho fatto un regalo. Ta-da! Ah, questo non c'entra niente. Non c'entra niente con Halloween, però è per pagarti, è una tazza. È una tazza perché tu non li vuoi fare i video, allora mo ci butto in mezzo il regaletto così almeno. Belle, poi un poco ingombranti. Pure i lacci, cioè qui sotto. Qui sotto penso che i piedi non ci stanno. Guarda, le provo subito. Sono bellissime. Regà, cominciate a pensare ai regali di Natale. Queste sono perfette. Non belle come le mie Converse, ma... Neanche come i tuoi calzini. Ah, c'è la... Non sono le mie Converse. Perché non avete visto i calzini? Belle. Happy Halloween, happy Halloween, Halloween. Oh, ma guarda che non so scarpe davvero so ciabatte, ma che stai a fa? Carine! Sì, infatti, levamo sti lacci. Ma no! Ma mica li devi allacciare davvero! Ma si allaccia, eh? Vabbè, ho capito, ma non devi allacciarle, devi solo no, stilare. No, non è che si allaccia, si stringe proprio, vedevo. Sono carine, eh? Sì, poco ingombranti davvero, è come se sì, i piedi... Sì, ma falle vedere. Fammi mettere anche l'altra. Perché te devi mettere tutte e due per fargli vedere una ciabatta? Ah, ma hai capito cosa sono? Certo, sono Jordan! Sono le Jordan! E mo' hai capito? Ma pensate... Sì, adesso ho capito. Insieme a voi, signori. Ma no, loro secondo me hanno capito prima. Ma comunque. Signori, vabbè. È come avere ai piedi due dischi. Che sta... Happy Halloween. Guardate la testa di Bubi. Scusa, ti entrano bene? Mi piacciono le mie Jordan. Ti entrano bene? Sì. Quindi corrispondono a 43. Perché quant'era? Poi... Allora, taglia unica. Arrivo al limite, E allora, più dei 43 allora, forse perché non mi sono tagliato le unghie, però. Vabbè. Questo. Sì. Mo però non si vedrà niente, perché sembra una palla. Vabbè, già l'ho provato io, raga. Il problema è che noi abbiamo A, il soffitto di legno. E secondo questa cosa me... non avevo ragionato. E B funziona, perché quando ho chiuso tutte le luci, che ho spento tutte le luci... Praticamente... Ah, questo è stato l'unico... Premetto. È stato l'unico oggetto che ho visto prima di tutta questa box. Poi lei non lo so se ha spiato tutto, ma... Eh sì, io ho spiato, già lo sapevo. Poi ho ordinato io le cose. Questa è l'unica cosa che ho visto. E questo funziona, però funziona. Quando puntavo, che ne so, il muro bianco... Perché... Funziona. Allora, che cos'è? Una palla, pare una palla. Non è solo una palla. È... Ah, un po' si vede però, vedi? Praticamente questo è un proiettore. Vedi? Ok? Hai tirato la plastica e ora fa... Senti? Si sta riallargando. È viva! Evviva! Che battuta! Praticamente potete mettere le luci bianche o le luci colorate, solo che chiaramente deve essere buio e soprattutto dovreste avere un muro. Ecco. Ah, ecco, si vede, guarda! Si vede la luce. Si vede, dai, qualcosa si vede. Se spengo questa luce, guarda che si vede un po'. Ok, si vede, dai, si vede, onesto, si vede. Questo lo potete mettere in camera dei bambini. Io lo volevo mettere in camera nostra, ma a sto punto mi sa che in camera nostra non serve a niente perché c'è il soffitto marrone. Sì, perché c'è lo stesso soffitto del salotto, quindi. Uffa. Diciamo che la Bruce questa volta non è proprio stata astuta. Sì, non sono stata astuta, però è molto bello. Cioè... Ora magari un posto glielo trovo.
Timu, perdonatela, non ha ragionato, ha preso la luce pensando che avesse un soffitto totalmente bianco. In realtà il suo soffitto è totalmente di legno e Però è marrone. bello perché vedi che si vede tanto, cioè se il soffitto fosse bianco sarebbe Vedete? perfetto. Uffa. Poi, sempre per decorare qua dietro, abbiamo questa. Ce n'erano tante con tanti disegni. È una lanterna di Aulin. Guardate. Una lanterna di Aulin che vi danno già con la lampadina. Eccola qua. Carina, eh? Non rompere la mia cosa! Ma stavo Ma spaccando. guarda, eccola qua. Campione. Ta-da! Molto carina questa. Questa Molto Aulin. molto portachiavi. No, perché la metto qua dietro? Uscire, Biraz. Ok, eccoci le ultime tre cose. Tre cose ci abbiamo ancora. Questi, Sì. sempre per decorare la casa, lo sfondo, la casa. Vediamo. Ah, questo è come Babbo Natale che si arrampica nei balconi. No, non è Babbo Natale che si arrampica sui No, non è Babbo balconi. Natale, è come se fosse Babbo Natale. No, perché questo fa così. Siete pronti? Non succede niente. Ah, ecco, secondo, eh. È magia! Non aspettavo, si muoveva. Invece no, sa queste luci. È bello, carino, eh. Diverse. Carino, carino. Molto carino. Questo è carino. È molto carino. Poi c'è l'accetto. Ma noi lo appendiamo che scende da là e che viene E qua. fa Quello è Babbo Natale. No, lui fa oh. Ah. Fantasmi sono più Cioè me li immagino più cantanti lirici. Non lo so, è Ok. fantastico. Che c'è? Il polistirolo. Una tazza. Una tazza. Ma non una tazza qualunque. Ta-da! Una Carina. tazza calderone. Carina questa. Bello, eh? Oh, ma che sta a morire? E lei morta. Carino. Molto, 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 molto carino. Chiacchierò troppo. È bella, eh? Ah, sì. È bella, vero? Molto Pure qui carino. possiamo mettere una salsa Halloween da mettere sul cibo. Dai, che tutte queste salse ci sono, dallo Faremo delle salse, o del merengue. bere. Allora, quando fai battute tu sulla gallina e sul gallo, te morite tutti. Faccio la battuta io e mi guardi male. Sì, però la mia battuta del gallo, cioè, confronto è una battuta da Serie A, questa è una battuta da eccellenza. Trombe, Giochi, brava, brava, trombe. sai giocare, ma non sai proprio giocare così bene. Cos'è? Ma poi Questi sono proprio carini. è finita? No, c'è un'altra cosa. Però è una cosa che ti piace, quindi ho solo la per ultima. Così non perdi l'attenzione. Queste sono lucine fantasmino. Che poi sembra uno spermatozoio, onestamente. No, sono fantasmini. Raga, Ma sei un cretino. sembrano usciti da coso, dal Qui corpo ci vanno umano. le tue batterie. No, se, ecco, del corpo umano sembrano quelli che camminano tutti infettati. Quelli del coso, come si chiamano? Quelli che portano l'ossigeno, i globuli I rossi. globuli rossi. E, qui ci vanno le batterie, quelle con cui ci suoni, quindi ce ne abbiamo No, forse sono un'infinità. globuli bianchi, però. Globuli bianchi, decisamente. Senti, queste le attacchiamo qua dietro. Sì. Tanto qui ci vanno le batterie, quelle che ci suoni, che però per suonare vanno bene una volta sola, per questi vanno bene per tutto l'anno. Carini! Carini. Sono carini! Sono carini! Molto carini. Grazie. E ora il pezzo forte. Questo è tuo. Ah, la maschera che si illumina. Bella. Questa è per te. Devi levarti il cappello, però. Ci devi mettere pile però.
Comoda. Che pile ci devo mettere? Quelle grandi. Dove... Oh, prima di metterla ho detto carina, ci canto, non credo. Devi fare un buco. A parte che canto quando mi prenderanno gli Slipknot. Sono tornata. Mi sono mancata? Ti puoi vedere? Certo lo vedo. Ora sembri un albero di Natale. Ora un albero di Natale lento. Ora sei spento. Carina. Sì, è carina vede. Però. Si vede, guarda. Certo, è un po' scomoda. No, devi mettere bene. È comunque un po' scomoda. Vabbè, certo che è scomoda. Però è carina, sì. È carina, è carina. C'era in tanti colori. Regà, quanto mi piacciono queste stupidaggini. È molto, molto da The Purge questa, eh? Eccoci la, qua. La notte dello sfogo indosserei questa. Ok. Allora, questo era quanto. I miei capelli. Questo era quanto. Luca ormai è distratto dalla sua maschera, per questo gliel'ho data per ultima. Io sapevo che finiva così, capito? Quindi ho detto gliela do per ultima, così almeno lui si distrae all'angolino. Cioè, questo hai capito che colore diventa, sì? Vabbè, certo, c'è la sua fronte. È un pezzo di gomma. Sicuramente ci può cantare una volta, capito come diventa, sì? Beh, però è bella, però, che fa due foto. Due cantate, sì, fa una canzone. Certo. Fa scena. Vabbè. Questo era quanto, adesso con tutte le cosine Luca mi allestirà lo sfondo con estrema gioia e giubilo. E niente, fatemi sapere se fate acquisti per Halloween, ma soprattutto per Natale, perché... Se... The mask! Dove c'è? Aspetta, arrivo. Dove va? L'ho appoggiata qua. Allora, l'altra roba l'ha lanciata ovunque, quella che gli piace si è appoggiata sul mobile. Vabbè. Comunque, fatemi sapere se fate acquisti per Halloween, ma soprattutto fatemi sapere se fate acquisti per Natale, perché sì, Halloween ci piace, ci piace, però a Natale vuoi mettere. Non vedo l'ora. Io invece proprio guardo a Natale. Io non vedo l'ora. Bene. Cioè le feste, devi sapere che quando arrivano le feste... Va bene, ma ci sono io che sprigiono gioia a tutti i pori per tutti quanti. Mm. Che cos'è che fa sta luce? Ah, questa. Che luce. La cosa più bella secondo te? La maschera. Ma sei pazzo, le ali del chihuahua. Ah, le ali del chihuahua. Sei pazzo, cioè le ali del chihuahua sono la cosa più bella dell'universo. No, adesso... Va bene, adesso mi puoi anche allestire tutto lo sfondo. No, adesso no. Adesso però no. Lo fai. Sì, ma non oggi, bro. Però lo fai. Sì, però grazie. Bene, vi lascio in descrizione tutti i link delle cose che ho preso per Halloween e i codici sconto vari. E quindi... Vieni, pipistre. No! Posso fare il trend di TikTok quello? Cosa c'è nel mio bagno? Pipistrello! E c'è Babi. E c'è Chiwi. Allora, povero Chiwi. Quindi da questo video vi faccio vedere tutte le cose di Halloween prese su Temu. È tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.